coach Claudio Sprio, alla sua prima intervista da allenatore del mister Alcarini, possiamo dire l'attesa per queste prime dichiarazioni è stata premiata da una grande vittoria dei tuoi giocatori. Diciamo che prendere una squadra durante l'arco del campionato è un po' difficile. Ho trovato dei ragazzi che alla fine hanno creduto nelle mie metodologie di gioco. Abbiamo fatto queste due settimane, abbiamo battuto l'ultima, che era una partita più facile per molti, però abbiamo battuto anche la prima, quindi penso che hanno confermato il lavoro che stiamo facendo, con il piacere di dire che si può ancora sperare in qualcosa. Ecco, riparto da questa tua frase, ovvero sia secondo molti è più facile giocare con le ultime che con le prime. Possiamo dire che in realtà è il contrario, perché sì, partite del genere si preparano con quella grinta in più? Assolutamente sì, specialmente il Gela ha dimostrato di essere una buona squadra. Io non ho seguito tutto il campionato, quindi diciamo che non ero al corrente delle prestazioni, però hanno dimostrato anche contro di noi di essere una buona squadra. Purtroppo il campionato magari ha dato delle situazioni un po' diverse che insomma le hanno portate a ricoprire l'ultimo posto. Ecco, possiamo dire adesso, dopo quasi 3 settimane di lavoro, che dal tuo punto di vista è quasi un peccato vedere una squadra costretta ad inseguire il primo posto, visti i valori che hai a disposizione? Sì, però bisogna anche sottolineare che è un organico molto ristretto, quindi bisogna lavorare su quelle che sono le capacità di ciò che abbiamo fra le mani. Sicuramente penseranno anche per il prossimo anno ad ampliare un po' una rosa che deve essere, insomma, già competitiva lo è, però deve essere più larga. Adesso si va a Soverato, altro scontro diretto da non fallire per mantenere vivo il primo posto. Come si approccia a questa partita? No, io affronto partita dopo partita, ripeto, dopo tanti anni che non rientravo nei campi, diciamo, di un certo livello, mi sono sempre adeguato alle scuole calcio e mi sono divertito con i bambini. Ora tutte le partite per me sono uguali, io cerco di mettere in pratica ciò che è l'esperienza che mi ha portato fino a qui, e quindi continuare il percorso che abbiamo intrapreso. Con Roberto Dorio, mister Alcarini, che oggi ha ritrovato il sorriso in una partita in cui era impossibile fallire. Sì, era impossibile fallire, ma l'avevamo preparata con tutto l'organico in maniera perfetta, perché tenevamo a vincere questa partita e dimostrare che abbiamo un gruppo forte. I sacrifici della società non sono vani, dispiace che ancora la vetta non è stata presa, però ci crediamo fino alla fine e ora pensiamo al Soverato e a pensare come batterli. Ecco, si è visto proprio negli inizi dei due tempi che comunque la squadra subito grintosa, subito aggressiva, ha fatto 2 gol in avvio di primo tempo, 3 sfruttando il power play avversario nell'inizio del secondo tempo. Forse era anche un modo per dire: oggi da qui è molto difficile passare. Sì, analisi perfetta hai fatto. Noi tenevamo a dimostrare di essere bravi in tutti i sensi, sia mentalmente, sia in campo, sia le indicazioni date dal mister di durante la settimana. E come dici tu, siamo partiti con il piglio giusto e subito andando nel verso poi come volevamo noi, andare in vantaggio, anzi nel doppio, forse tipo vantaggio, e la partita è andata sempre in discesa. Siamo stati concentrati fino alla fine, siamo contenti del risultato finale. Ecco, ora si va, appunto, come dicevi tu prima, a Soverato, scontro diretto anche quello, intanto per mantenere aperto questo campionato, però sempre strizzando l'occhio a quello che può succedere a Mazara del Vallo sabato. Sì, un'altra gara con una squadra anche loro attesa per vincere il campionato. Sì, andiamo là, prima pensiamo a battere loro che sono un'ottima squadra, e poi come dici tu stizziamo l'occhio anche a loro, non si sa mai nella vita, non si da un bettino, vorrebbe piacere, però vada come vada, pensiamo a Soverato prima.